motivo che abbiamo cambiato allenatore, questo lo è, e questo vi posso dire che stamattina il nostro allenatore, il nostro ex allenatore, devo dire che era molto ma molto dispiaciuto, come lo sono anch'io, perché i risultati purtroppo li danno contro, e questo è l'unico motivo che noi l'abbiamo, diciamo, consensualmente abbiamo fatto la rescissione. Però vi dico, non la meritavo, perché è stato sfortunato, qualche cosa nello spogliatoio, un po' schettino all'inizio, se l'è cercata lui un pochettino, qualche giocatore non condivideva le sue, il suo pensiero, e poi e giustamente l'accusa giusta è quella che lui aveva chiesto 22 giocatori e la società le ne ha procurato 29. Questo chiaramente a lui dava tremendamente, e quindi quei 2-3 giocatori, perché credo che di più non erano, insomma, diciamo che hanno creato un po' di disturbo nello spogliatoio, e quindi. Però io ringrazio Novellino, perché i miei collaboratori me ne hanno sempre parlato bene, sia Perotti che Elio Signorelli, e questo bisogna dirlo chiaramente, si è comportato sempre bene da professionista, allenava bene la squadra, la sfortuna purtroppo delle volte ha voluto che l'ultima partita è stata fatale, come lo è stata per me, perché io sinceramente un Natale di questo genere qui, in 30 anni che faccio calcio, non ho mai avuto una classifica così brutta, così deficitaria, e quindi diciamo che abbiamo io personalmente, in una rosa di molti, diciamo, allenatori, io avevo puntato già Madonna, e la scelta è stata su Madonna senza vedere nessun altro allenatore, ecco, perché a Lumezzane l'ho visto far bene, a Brescia, a Piacenza l'ho visto, Albino Leffe, c'ho Lumezzane perché c'è un mio giocatore, Nicola, e l'ho visto far bene, quindi io credo che la scelta è questa. Chiaramente lui sa che noi dobbiamo impostare per il futuro della società, per chi verrà a sostituirmi, e deve essere una società che deve reggersi con le proprie forze. Questo è chiaro. Noi chiuderemo il bilancio al 31 di dicembre del Livorno, e la società che rappresento farà fronte a quelle che sono le perdite, e poi da dicembre a giugno ci sarà probabilmente una nuova direzione amministrativa che porterà nel migliore dei modi fino al 30 di giugno la società, sempre chiaramente mantenendo la categoria, perché quella è imprescindibile per la mia persona, ma soprattutto anche nei confronti dei tifosi, ecco. Questa società può essere, ecco, hai già scelto l'amministratore? A noi abbiamo individuato nell'amministratore unico, che però non può essere fatto adesso perché c'è la chiusura del bilancio al 31 di dicembre, abbiamo spostato al prossimo anno il consiglio, perché si deve prendere giustamente le responsabilità di quello che ha fatto, e quindi dovrà far fronte a quelle che sono tutte le, fino al 31 dicembre deve pagare, questo è poco, e allora chiuderemo il bilancio del 31 di dicembre sia delle società del gruppo sia del Livorno Calcio, e poi, fatta l'assemblea, naturalmente ricapitalizzando la società come abbiamo fatto già a ottobre, mettendo i 2 milioni di euro, metteremo quello che serve anche per mettere a posto gli altri 3 mesi, e dopodiché, insomma, a giugno si tireranno le somme.
chiaramente a gennaio Perotti, che ha la responsabilità insieme a io, Signorelli, dovranno vedere di quello che può essere fatto sul mercato. All'interno della società in via dell'indipendenza, quello sa, per adesso non cambia niente. A gennaio cominceremo a coinvolgere l'amministratore per vedere anche lì dentro che c'è qualcosa che bisogna cambiare anche lì. Se accetta sarà Gnecco, perché sa, le responsabilità sono molte, ragazzi, ci sono fideiussioni, ci sono tante cose che bisogna che siano messe a posto, ecco. Quindi le garanzie bancarie, tutte queste cose qua, fideiussioni nella Lega, tutte queste cose qua, ci vuole chi ha le spalle grosse, se no. Io dico questo, io mi sono sentito dire che il Livorno guadagna, io voglio che venga un'altra a guadagnare, hai capito? Perché i bilanci, cioè avete i giudici che sono, come si chiamano, gli amministratori, quelli che sono, sono tutti di Livorno, loro lo sanno quanto io guadagno, no? Quindi sanno quanto io guadagno, e io guadagno uno di Livorno, o uno di Roma, o uno di Milano, ecco. Noi abbiamo messo 2 milioni, 2 mesi fa sono già spariti, capisci? Molti tifosi dicono che fino a quel momento la situazione funzionava da questo punto di vista, il Livorno andava avanti. Ora, negli ultimi tempi, le cose invece dal punto di vista economico diventano più impegnative, allora arriva il momento in cui... Ma non è vero, guardi, non è vero, perché noi l'anno scorso abbiamo ripianato 8 milioni, l'abbiamo ripianato, quest'anno sono 6. Probabilmente 2 l'abbiamo già messi, altri 2 li dovremo mettere entro quando chiuderemo il bilancio al 31 di dicembre, perché le perdite non ce le possiamo nascondere. Però abbiamo dei giocatori in scadenza, ne abbiamo tanti, perché se abbiamo messo in piedi tutti i giocatori, diciamo, della Serie A, chiamiamoli della Serie A, rappresentano circa 3 milioni e mezzo di euro che noi ci leviamo e portiamo avanti dei giovani. Perché noi abbiamo ancora giocatori che vanno da 800 a 600, a 500, a 400. Di quei giovani ne abbiamo pochi che guadagnano 120, 80, 60. Ne abbiamo troppo pochi, capisci? Mentre invece le squadre, noi siamo sesti come graduatoria a livello di ingaggi in Serie B. E questo, anche la Sampdoria, pensate che la Sampdoria sta smobilitando anche lei e tutti, perché... Se noi perdiamo 6, lei ne perde 25. Senta, ma se qualcuno vuol comprare il Livorno, parla con lei o parla con qualcuno? No, parlerà con l'amministratore, chiaro. E poi ci sono sempre io. Questa, la proprietà, se io... Ma lei non deve dire comprare, lei deve dire se c'è qualcuno che vuole che io gli regalo il Livorno, voi me lo portate qua. Anche regalando. Questa prima volta lo dice. No, regalante. Guardi, no, ma io guadagno. Perché invece di mettere 6 milioni ho già guadagnato. Quest'anno, sì, diciamo, passato. Passato, l'anno scorso è stato peggio ancora, perché avevamo... E cosa vuole in 3 anni di Serie A? Abbiamo portato a casa, sa quanto? 2 milioni. Ma lei non sa quante ne ho messo di tasca mia. Ecco. Se lei lo regala, forse... Portatelo. Io vi sto dicendo che se assume la gestione, io glielo regalo così com'è. Non può parlare col sindaco. Ma se il sindaco l'ho già chiamato, non... Ma dopo la chiama? Speriamo. Cioè, capisci, a un certo momento noi al 31 di gennaio abbiamo sbagliato a giugno a non vendere i giocatori che avevano una richiesta, perché ora un pochettino si sono svalutati, chiaramente, perché è un peccato, perché noi avevamo delle richieste importanti. E purtroppo abbiamo detto no e lì abbiamo sbagliato. Gli ho detto, guarda che una volta la Serie B era un'altra cosa, perché era 60 la Serie A e 40 la Serie B. Io quando ero al Genoa il 60 lo prendeva dei contributi generali la Serie A e 40 la Serie B. Oggi la torta se la mangiano 5 o 6 società, perché anche le piccole di A, ma voi pensate che non perdono anche loro? Ufficialmente guadagnano qualcosa, ma state tranquilli che perdono anche loro. Ma se eravamo primi in classifica, queste erano le sue decisioni comunque. Ma ragazzi, io devo andare via, io ho 70 passani, ma vi rendete conto che vita di, scusate il termine, scusa il termine, che vita di merda che faccio?
ho preso uno dei migliori per conto mio allenatori che c'era in circolazione. I risultati sono quelli lì, io non mi posso, cosa posso dire? Sono lì, è sfortuna, chiamila sfortuna, chiamila, tutto c'è sì, contro. Sì. Tutto questo. Però non sono alibi questi. Ora, io ho detto a lui che non stia a sentire nessuno. Lui deve fare l'allenatore. Lui ha una rosa di quelli che sono i giocatori importanti, Dionisi. Sarà incedibile perché non posso dire a lui guarda che lo vuole il Parma, lo vuole il Cagliari e lo do via, perché allora poverino lo metterei già. Paulinho può essere seduto. Paulinho, siccome lui, ora ditemi, di andare via. Ma è giusto che se la prendano con Paulinho? No. Ecco, perché dare. No, vabbè, ma dare uno schiaffo, ma io vorrei che ti venissero a dare uno schiaffo a te, ai tifosi, che non te lo meriti. Lui non se lo meritava. Se la prendetevela con i giocatori che sapete che sono dei rompicoglioni, che hanno rotto l'equilibrio, non con Paulinho. No, vabbè, ma perché lui, sai, a Livorno si è prestato un po'. Però con Paulinho il chiarimento c'è già stato, si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, non ce l'avevano con lui. Discorso. Ma al di là di questo. Allora, ragazzi, il calcio è entusiasmo. Paulinho è venuto con tanto entusiasmo che ora non ha più. Questo è il problema. A Sorrento lui entrava in campo, era come quando entrava Maradona a San Paolo, perché tutti erano, Aguilera a Genova era un santo, fuori da Genova ha fallito da tutte le parti. Cioè, cosa vive? Il giocatore vive di entusiasmo, vive del pubblico, e questa è la cosa importante. Allora noi, io dico, i tifosi in questo momento devono aiutare i giocatori, perché i giocatori, se li fanno sentire, poi alla fine della partita che facciano quello che vogliono, però devono sostenerla la loro squadra, perché sarà la loro. Ecco, quindi a questo punto che motivo c'è? Io dico, abbiamo un portiere che è il più bravo di tutti, ha fatto poverino, non ci ha dormito tutta la notte. Io voglio questa gente che lotti anche per lui, ma anche per la maglia, anche per il loro orgoglio, perché un altro magari se ne sarebbe fregato, lui no, lui ha pianto e non ci ha dormito tutta la notte. Presidente, lei ha parlato con Perotti, ora ha parlato di Pomodoro, ma veramente voi credete che questa squadra si può salvare da sola con i giocatori che ha, o quantomeno con qualche ritocchino? Io sono presuntuoso nella vita, io le posso dire, questa squadra qui, non detto da me, detto da tutti gli addetti ai lavori, è una squadra che meritava i playoff. È chiaro che ti va tutto male, ti va tutto storto, perché arbitri in 10. Allora prendete le ultime 5 sconfitte che abbiamo avuto. A Torino, se non buttano fuori il giocatore a 10 minuti dalla fine, al quarto d'ora, eravamo 0-0 e l'abbiamo fatta noi la partita. Col Verona idem con patate, con altre partite, adesso non mi ricordo, siamo rimasti sempre in 10, se non addirittura poi all'ultimo in 9. Chi è che ci ha messo sotto? Domenica è stata una disgrazia, perché i primi 25 minuti, se Livorno faceva 2 gol, era regolare. Non c'è. A parte situazioni un po' particolari, quella di domenica, vabbè, con quella giornata si poteva forse ragionare diversamente. Non mi attacco al vento, perché no, il vento ce l'avevano anche loro. Io volevo dire, cioè, loro l'avevano in favore e l'hanno sfruttato. Noi il secondo tempo l'abbiamo avuto in favore, sulla linea quello ha parato, perché non saremo qui a discutere. Cioè, capisce? Questi qua. Si poteva affrontare in un altro modo, perché sì, vedendo che ce l'avevamo contro nel primo tempo, è inutile andarsi a perdere tutto il fatto che avevamo, attaccando quando era impossibile. Ma allora hanno vinta la monetina, ha scelto loro. Non sono d'accordo sulla perfezione di tante cose. Quando lei dice arriviamo a giugno, poi diciamo, se non arriva nessuno, vanno avanti con le proprie forze. Autofinanziarsi, che budget significa? 5 o 6 milioni di euro. Ma di passivo? No, bisogna fare una gestione come fanno le squadre piccole. Cioè, le entra 5, le entra 6, lei spende per 6,
ma tutto capisce, perché noi oggi abbiamo un settore giovanile e gli allievi nazionali importanti, è perché abbiamo continuato a investire, non è che si investe solo nella prima squadra. Io quello che ho detto a Madonna di là, gli ho detto adesso lei, oltre che la prima squadra, si deve vedere la primavera, perché se Perotti e Elio Signorelli mi dicono che ci sono tre elementi che possono già fare il passo, e negli allievi ce ne sono di quelli che possono sopperire a quelli che andranno in prima squadra, noi dobbiamo portarli avanti, perché ci salvano fino alla fine dell'anno da quelli che guadagnano 600-700, perché qua parliamo sempre di netto, ma lordo sono tanti soldi. Capite? Il lordo sono tanti soldi. Cioè noi tra i 300.000 euro che abbiamo fatto di abbonamenti e gli incassi dello stadio non paghiamo De Lucia. Non paghiamo De Lucia. Poi c'è tutto gli altri 28 e poi c'è tutto il resto. I steward, i vigili del fuoco, il campo che costa 13.000 euro al mese, perché lei quando ha fatto due partite se paga 130.000 euro. Sponsor ha dato la disdetta a quello dell'Italtelo, perché nessuno che gli fa un cartellone a Livorno. Ma vi rendete conto in che città siamo o no? Quindi è che stanno a 11 milioni di uscite. No, 12. Ma garante, ma lei ha due giudici, due consiglieri che sono di Livorno, Uccetti e Galli, se li conoscete, io vi autorizzo a parlargli. Perché i giocatori che sono disposti ad andare via, perché c'è anche lì che non se ne vogliono andare, no? Come è successo per De Lucia, cioè, adesso sono disposti. Adesso il prestito sembrerebbe che De Lucia abbia accettato e noi li diamo, noi paghiamo l'esodo. 180.000 euro, capisci? Io ho visto ieri sera la Sampdoria, ma signori, io sinceramente non la cambio la mia squadra con loro. Quanti tiri in porta hanno fatto? Zero? Zero tiri in porta. Noi 4-5 palle gol facciamo una. Qua noi 4-5 palle gol facciamo sempre. Che poi c'è l'uomo sulla riga, c'è il palo, c'è il portiere che diventano tutti fenomeni quando vengono a Livorno. C'è gli arbitri che ti danno addosso, il risultato è questa classifica. Ma io vi dico, io mi sento, questa squadra qui può fare ancora grandi risultati. Può fare i playoff ancora. Ma io, no, lascia stare, non diciamo, io non voglio essere, io dico adesso bisogna pensare a fare il punto, poi i tre punti, poi il punto, tirarsi fuori da questa situazione. Però io vi dico, questa squadra, questi giocatori hanno dei valori che tutti dicevano da playoff, perché Paulinho chiaramente all'inizio era sulla bocca di tutti, Dionisi uguale, Signorelli è lì, lo chiamate a Parma, l'ha chiamato Guerrero, ha detto io qui c'è un dietro della metà, chiama il tuo presidente, firmiamo. Lui mi ha chiamato, no, Dionisio, ci ho detto di no. Il Benevento, la Cremonese e Volpi a gennaio si scanneranno queste tre società e il Siena per prendere Paulinho. E sono squadre che hanno soldi, perché sia lo Spezia, sia la Cremonese, sia il Benevento, sia il Siena, sono squadre che hanno soldi, perché sono tutti proprietari ricchi, vogliono andare in B. E chiedono Paulinho, quindi vuol dire che non è scarso, perché sennò ci abbiamo detto ti diamo Volpato, ti diamo Galabino, ti diamo quello che vuoi, però Paulinho non te lo diamo. Adesso invece sono venuti di nuovo alla carica. Presidente, questa situazione che lo porta a mettere sul mercato giocatori come Paulinho e forse qualche altro, non è che rischia di creare una situazione ancora più difficile di quella che attualmente abbiamo? Ma signori, ma scusate, se lei pensa che io devo morire con Livorno, lei ha sbagliato. Io voglio avere, ecco, io ho fatto 13 anni il mio dovere, 12 anni e mezzo, 13. A marzo sono 13. Io devo andare via, mi spiego? Ma non per questo fatto di risultati di adesso, perché io sono convinto di quello che vi dico. Questa squadra verrà fuori mala grande. E qualcheduno che pensa che questa squadra possa retrocedere, è impossibile. Poi se continuano a massacrarci perché siamo comunisti,
o perché gli arbitri mandiamo a fanculo Berlusconi, abbiamo tutta la cassa arbitrale contro. Queste cose qui ve le siete mai chieste tra di voi? Ah, ecco, allora chiedete, io devo stare in una città, in una società dove noi facciamo di tutto per danneggiarci tra di noi. Tra di noi ci danneggiamo, perché gli arbitri è impossibile che a noi ci diano sempre addosso, è impossibile. Eppure c'è un errore, boom, il Livorno, Genevieve era d'espulsione, no, Schiattarella era d'espulsione, Calambrughi era d'espulsione, no, e te l'hanno buttato fuori, dai. Presidente, comunque è anche un po' ingeneroso nei confronti della città di Livorno, eh? Cioè nel senso, questa città 6 o 7 anni fa era sulla bocca di tutti perché aveva dentro delle storie belle da raccontare, cioè il Livorno calcio era... Ma non ti sto mica dicendo, ma questo... Appunto, cioè, tu sai che quando vai in Serie A, è troppo bello dire, ah, siamo in Serie A, una squadra come Livorno che non l'ha mai vista. In Serie B con Prati e Lucarelli che venivano a Livorno perché volevano bene alla città. Erano storie belle. Ma guarda che adesso c'hai tutti i livornesi in campo, adesso c'hai un sacco di livornesi. Sì, la gente invece è venuto 600 persone, domenica 600 persone. Uno spessore specifico diverso. Ma io non sto parlando di tifoseria, io sto dicendo che c'è una tifoseria che purtroppo la prima frase che tira fuori è quella: Berlusconi va a fanculo, giusto? È questa o no? E pensi che gli arbitri non la sentono, sono sordi. Questo è il problema. Lascia stare, va. Lascia stare. Sappiamo chi comanda, vai. Sappiamo chi comanda, vai. Via, mister, ci dica un po' lei. Sì. Ma è possibile che io devo morire a Livorno? Non ho capito. O venire, avrò anche di diritto alla mia vita. Lasciamo perdere le perdite, lasciamo perdere niente. Io basta, ho fatto il mio tempo. È giusto che ci sia un ricambio. A Genova sono stato 12 anni e mezzo, mi hanno contestato, me ne sono andato, punto e basta. Sono andato in Coppa UEFA, sono andato in Serie A, ho fatto quello che potevo fare, dopo 12 anni e mezzo sono andato. C'è il compratore. E me ne frego, ma allora devo stare tutta la vita io, ma scusami, allora vuol dire che tu condanni la mia famiglia a stare tutta la vita a Livorno. Non ho capito. E allora avrà la sua storia a Livorno come l'ha avuta in passato. Ragazzi, io. Nessuno per forza, se lei ma se no, giustamente lui dice non c'è nessuno. Io ti sto dicendo che se non c'è nessuno può avere un futuro con 5 o 6 milioni di euro che vengono dal campo, dalla Lega, dai sponsor, da tutti quanti arrivano, come fa l'Empoli, come fa il Cittadella, come fa il Lumezzane, l'Albino Leffe, quella gente lì, quanto c'hanno di gestione? 4 milioni e mezzo. Noi ne abbiamo 12 perché ci portiamo dietro, purtroppo, per nostra disgrazia, che non ha mai fatto quella legge che dovevano fare quando una squadra retrocede, tagliare del 30% gli ingaggi. Noi saremmo salvi. E non perdevamo 8 l'anno scorso, non se ne perdeva 6 quest'anno e sì. Si continuava regolarmente. Questo è tutto bello, però non si dice questo. Se lei al termine della gestione c'è un disavanzo di 1 milione. E ce lo mettiamo, è chiaro, ma vabbè, ma quello. Ma vorrei che ce ne fosse anche 2, me ne sbatte i coglioni. Ma cosa vuoi che mi frega di 1 o 2 milioni? Ma che discorso? Ma io ti sto dicendo che gli ingaggi non possono più essere quelli che sono oggi. Quello sono d'accordo. E il massimo dell'ingaggio deve essere da 120 a 150. Stop. Però se c'è un disavanzo lo mette. Ma è chiaro cosa fa la società. E quindi va avanti Spinelli. Ma un conto è 2 milioni, un conto è 1 milione. Ma non 6 o 8. No, sicuramente questo. Prima di tutto volevo dire anch'io che ho grande stima dell'allenatore che sto sostituendo, perché è una persona che, come allenatore, come uomo. Io quando allenavo la Primavera ho visto 3 ritiri di Novellino, sono stato su a Moena per 10 giorni quando io iniziavo a allenare,
e perciò ho grande stima dell'allenatore come ce l'ha il presidente. Poi dopo nel calcio succedono dei periodi sfortunati e possono succedere queste cose qua. Comunque confermo anch'io la stima che ho nell'allenatore. Da parte mia serve riportare entusiasmo, parlavamo di entusiasmo, serve riportare quello perché io non ho le scorie di questi mesi passati. Io ero a casa, avevo una gran voglia di tornare, ho entusiasmo, sono veramente onorato di poter allenare in una piazza così importante e perciò cercherò di mettere tutto il mio entusiasmo, tutta la mia voglia e trasmetterla alla squadra e sperare che i risultati poi portano entusiasmo anche al presidente e ai tifosi, e è quello che ci auguriamo tutti. Il mio primo compito è logico che a livello psicologico la squadra sicuramente dopo 5 sconfitte, dopo questi risultati, sarà sicuramente in difficoltà. Ritrovare un po' di autostima, io credo che i valori della squadra, se mi dicevano all'inizio dell'anno una squadra che era buona per arrivare ai play-off, sicuramente avrei detto anche il Livorno, perciò i valori devono uscire. Adesso starà a noi riuscire a trovare quali sono un po' le problematiche di questi ultimi tempi, al di là sicuramente delle sfortune e delle cose che sono successe all'arbitro. Mi auguro anche solo di essere un po' più fortunato in Novellino, quello sì. Per il resto ci metterò grande entusiasmo, grande voglia, non vedo l'ora. Mi dispiace solo che c'è di mezzo il Natale, che in questi giorni qua non riesco ancora a poter allenare, questo sì. Perché a questo punto non vedo l'ora che passino questi giorni per poter iniziare e cominciare a capire e conoscere i giocatori. Oggettivamente cosa alla mano, il Livorno non è una squadra da stare in fondo alla classifica, su questo mi sembra. E sulla carta sì, però ci troviamo lì e la realtà è questa, e questo non dobbiamo sicuramente scordarcelo. Non dobbiamo pensare soprattutto ai giocatori che nel giro di qualche partita siamo fuori. Dobbiamo avere pazienza, fare con calma, riuscire a trovare serenità e con qualche risultato io credo che poi dopo la squadra possa ritrovare fiducia, possa ritrovare consapevolezza dei propri mezzi, che ce ne sono, e vedere di trovare un equilibrio giusto nello spogliatoio. È un modo di gioco suo, che modo l'adotta la squadra? Diciamo, no, io nei 4-5 anni che sto facendo in Serie B ho cambiato. Adesso voglio prima conoscere i giocatori, star qui a parlare di numeri oggi diventa un po' difficile, è logico che ho in testa qualcosa che vorrò provare, però dopo non so se le cose andranno come vorrò vedere, insomma, però se no posso cambiare, però in testa ho qualcosa. Insomma. Ma col Sassuolo come l'ha visto? A me, a parte che il Sassuolo è stato un po' sfortunato, l'unica sensazione che mi ha dato è che nell'episodio negativo che gli è capitato durante la partita, lì ha perso fiducia. E la stava conducendo la partita tranquillamente, se io in quel momento lì dove c'è successa l'espulsione e l'errore sul gol, sull'infortunio, se dovevo scommettere su chi vinceva avrei scommesso sul Livorno. Da quel momento lì, dall'episodio negativo, la squadra si è un pochino disunita. Lei l'ha affrontato il Livorno della scalata targata Spinelli? Sì, con l'Alzano. Quindi si ricorda anche l'ambiente che c'era al Livorno? Sì, sì, no, mi ricordo l'entusiasmo che quando, a parte che noi eravamo una società, un paese piccolo, e venire a Livorno era l'opposto da noi, no? Anche vedevo solo negli occhi dei giocatori la tensione che avevamo prima della partita, noi andavamo come se a fare un allenamento, invece il Livorno viveva questa tensione anche perché la pressione della piazza sicuramente, e anche questo io devo tener conto. A Livorno a mio parere non basta che arrivi un buon giocatore, deve arrivare un giocatore che abbia anche la personalità per giocare a Livorno. È una piazza importante e tante volte serve più la personalità o la spacciataggine di qualche giocatore per giocare. Qualche giovane ce l'ha, qualche giovane ha paura. In questo momento la squadra magari dopo qualche risultato negativo ha un po' paura. Allora lei chiederà di giocare una partita amichevole prima di affrontare il Grosseto? Sì, adesso vediamo fra di noi o con la Primavera per conoscere anche. 27 sempre Guardi, quello che ho detto a lui e lo dico a voi, così almeno lui non si scappa. Lui deve mettere insieme le tre squadre, la prima, la seconda e la terza, perché se siamo secondi nella storia della Primavera, davanti a Napoli, davanti a Fiorentina, davanti a tutti gli squadroni che ci sono in Serie A, vuol dire che c'è qualcosa nella Primavera di buono, giusto?
Allora, quei due o tre giocatori che sono pronti, perché una volta al Genoa noi avevamo una primavera che tutti gli anni ne portavamo uno, due, tre, perché il settore giovanile, per una società che deve vivere delle proprie forze, deve puntare sul settore giovanile. Ecco, gli allievi hanno vinto, sono arrivati non so dove, quindi vuol dire che ci sono dei giocatori che mi dicono, io non lo nazionali, nazionali, bravi, come Bardi, la sfortuna ha voluto che Dell'Agnello si facesse male, però signori, io credo che questa sia, lasciate perdere Spinelli, deve essere la storia del Livorno, deve andare avanti con le sue forze, perché a Livorno non c'è nessuno, che voi diciate quello che volete, non c'è nessuno. Allora deve dire, quanto è il budget? 6 milioni? 7? Va bene, 5 arrivano, 2 ce li mette l'azionista, va bene. Ma 1 o 2 non è il problema di mettercene 1 o 2, ma se lei ne mette 14 in 2 anni è un casino, capisci? Perché io ho 800 dipendenti che devono lavorare per pagare il Livorno. Non è giusto, gente che sta a casa, il signor De Lucia che si prende 25.000 euro belli al mese e non ha mai visto, non ha mai fatto una partita, ma le sembra morale questo? È morale? Che sono 50, perché fossero 25 lordi, ma sono 50 netti lordi. Ora va a Frosinone, ma noi mettiamo la differenza, 180.000 euro. Però... Guadagno, però è tenere un giocatore che non gioca, capisce, tutto quello che risparmia risparmia, è un'offesa a questa gente che lavora a 1500 a 1300 euro, capisci, per me è un'offesa. Una, come diceva anche prima il presidente, lo sa, trova una situazione non semplicissima dal punto di vista dello spogliatoio, vuol sapere un po' come è abituato per ora a gestire, se più Bastone più Carota. E poi il Livorno, pur avendo due attaccanti ottimi, che Denise e Paolino, se ne vivrebbero, ha avuto grosse difficoltà a segnare. Ha già anche colpato, che a me non è dispiaciuto, vede, voi dite due, ce n'ha tre. Perché ne aveva quattro, perché Dell'Agnello sfortuna vuole. C'è una formazione di mare. Vabbè, è la, sì, chiaro, che gli altri non contano. Dionisi e Paulino sono i titolari, tanto come ha fatto fino ad oggi, giusto? L'uno addirittura li portava nemmeno in panchina, evidentemente per lui, penso piccolo, per esempio, sia uno che adesso avrà una considerazione diversa, perché già lo conosceva. Io piccolo avevo dato ordine a Elio Signorelli, quando giocava nel Piacenza, ad andarla a comprare. Perché contro di noi, se vi ricordate, che partita ha fatto? Sì. Un partitone qua. Quindi, allora capisce? Ora io dico, lui, i giovani, ha sempre lavorato con i giovani, perché giustamente non si poteva permettere diversamente, sia Albino Leffe, sia io so la gestione che c'ha, sia l'Albino Leffe, no? Piacenza spendeva qualcosa di più, no? Ecco. Quindi capisce, questo bisogna che lui lavori con i giovani che... Infatti il Piacenza lì che va giù. No, no, adesso è ritornato. È ritornato Garini. Sì. Portiamoci da la prima punta e la seconda punta. No, sono due ottimi attaccanti, adesso vediamo, potrebbero essere tutti e due, fare tutti e due entrambi le prime punte, sono giocatori comunque che mi piacciono, sono due attaccanti che mi piacciono. Dionisi penso che avevo votato come i giovani migliori l'anno scorso di tutta la Serie B, e perciò credo che abbia grandi qualità e grandi doti. A mio parere deve stare vicino alla porta, perché lì è forte, insomma. E lo stesso Paolini, sì. Però mi piacciono molto come attaccanti. Ma la parte dello spogliatoio, prima voglio capire le dinamiche, sono al di là del fatto della carota o della cosa, a me bisogna che un allenatore sia corretto, chiaro, subito. La chiarezza credo che sia la cosa principale, quello che poi dopo vediamo come ci si comporta, come, perché cambiano anche i rapporti, cambia l'allenatore, cambiano tante cose, perciò voglio capire bene prima di tutto le dinamiche. Poi nella gestione non ho mai avuto grandissimi problemi, vediamo se questo spogliatoio, io non credo che me ne creerà più di tanti. Guardi, il gruppo che ha scelto Novellino col Brescia era già il gruppo che era non amalgamato, ma di più,
Mi spiego, sì. Questo detto dai giocatori del Livorno, perché hanno visto che quelli che dalla discussione, da quello che è venuto fuori, diciamo hanno fatto un gruppo con Novellino di 20, 22, 25, non so quanti sono. Ora è chiaro che giustamente lui dice, abbiamo qualche giocatore importante che non era in quel gruppo, lo possiamo recuperare o no? Questo sta a lui, perché noi ci chiamiamo fuori, è lui che lavora sul campo, è lui il comportamento che deve essere, perché chiaramente speriamo il Signore che andiamo tutti alla Madonna della Guardia, oltre che ci abbiamo un allenatore che si chiama Madonna, se va questo ragazzo a giocare, per lui lo dico, può andare ancora a giocare anche in altre squadre domani se fa bene a Frosinone. Se sta lì che non gioca, finirà la carriera, rovinerà il Livorno, perché capisce che 500.000 euro e non giocare rovinerà una parte del Livorno. Però e noi gli abbiamo fatto capire, lo stiamo aiutando, mettendoci 180.000 euro di esodo, più di così credo che la società, no, se poi ha detto di sì Elio o no, no. Ecco, quindi non discorsi per nulla. Addio. Ah, si è rimangiato. No, ha chiesto 70.000 euro più a loro. A loro, oltre che... Noi in Cino guadagnare 180.000 euro lo stesso. È quello che ci diamo noi? In più c'è quello che gli diamo anche. Ha chiesto 70.000 euro in più a Frosinone. Ma capisce, queste cose qui, cioè, la capisce? E io devo stare... Abbiamo detto anche a me che in 6 mesi aveva la possibilità di fare 15 partite, se fa rivedere, fa così, vuol dire che lo fa. Ma gliel'ha detto al Presidente la tavolata, io sto qui e mi paga, io sto qui. Vediamo. E allora vedrai se lo paghiamo. Ora gli ho dato un numero al direttore, così non è per dirgli prova a parlare e vedere se magari sblocchi un po' la cosa a te. Stamattina aveva detto di sì. Ha mangiato e è rimasto il stomaco. E allora è un pericolo. È un pericolo. Allora non va bene, perché dà fastidio uno che non gioca, capisci? Non è un ragazzino che gli dici vai in tribuna e va in tribuna. Questo. Se lui vuole 180 da voi e 120 da questo momento. 70 da prendere, no, ci sono più di 30, la metà, 50 e anche se 70 allora. Anche 70 più 50, quelli che mettevano più 50 sono 120, sono 120. E più quelli che non ci vanno, quindi sono le cose, sì. Come comunque di più di quello che prende vuole. Comunque lui ha un ruolo particolare, io non credo che poi possa incidere molto, a parte la faccenda psicologica, sulla sciupare il gruppo. Il portiere si sa che parte il titolare. Ma non c'è. Ma guardi, lei scusi il termine, non ha capito niente del calcio. E allora questo qua non è lui. È chi va dietro a lui con la sua personalità e con i soldi che ha, capisce? Lui ha i soldi, gli altri li porta. Ma come faccio a isolarla la sera o durante la settimana? Ma come ragiona? Questo qua se li porta con lui a mangiare, a bere, su Facebook, se lei va a vedere che c'ha i capelli bianchi, porco Dio. Vada a vedere cosa ha fatto. Rideva perché Livorno ha perso con la fotografia del coso. Capisce? Lui altri due o tre. E allora con questo lo porti davanti a... Lo porti, ha sempre ragione loro i giocatori. Non è detto. Vado a vedere su Facebook cosa ha fatto con la bottiglia dello champagne. Ma possibile, dove vivete? Ma dove vivete? Le so io le cose, non le sapete voi. Si sanno. Lo vado a chiedere a quelli che sanno queste cose qua, che vanno a dire a cosa ci vengono a dire a noi. E dove li vedono? Mandano sms, mandano le cose. Capisce, voi se poi parlate, perché alla sera ve ne andate a casa, per i tranquilli, noi dobbiamo guardare tutto purtroppo. Lui ci aveva dietro qualche giocatore che gli andava dietro, con le cene, con la Facebook, parlano alla televisione, parlano di qua, parlano di là.
giocano quello che lasciamo perdere, guardi che è un mondo di merda come questo non esiste. Ecco perché voglio uscire. Ma comunque voglio dire con delle prove che permette. Guardi lì se noi ci siamo, ha visto le partite, l'ha viste le partite dei giornali. L'ha viste le partite dei giornali. Noi siamo arrivati settimi. L'Atalanta è arrivata prima di noi, con tutto quello che hanno combinato, ma lo sapevano tutti. Le scommesse, questo e quest'altro. Noi non c'è una partita del Livorno nelle 22 di A e di B. È chiaro questo discorso, e ho capito, però noi siamo nella merda adesso e nessuno fa niente, a chi chiedo i danni io? A chi chiedo i danni? Per un punto noi non siamo andati ai playoff. Questo è importante. Scusi, eh? Adesso quello là, quelli là, quelle squadre lì che vengono invischiate, perché Melissa, i giornali non credo che scrivono delle puttanate, per scrivere quei nomi che ci sono sui giornali, qualcosa di vero, lei mi consente che c'è della gente che è andata anche in galera e non hanno penalizzato Livorno quando eravamo in A e quando eravamo in B l'anno scorso. E a chi chiede i danni io? Agli 800 dipendenti che ho che si fanno un culo così dalla mattina alla sera. Ci ripescheranno, ma cosa vuoi ripescare? Ma guarda, a me non me ne frega niente. A me mi interessa che Livorno abbia un futuro e il futuro è con i giovani, punto e basta. Quindi sta a lei, mister. Mister, primo appuntamento con i giocatori? A te, 27. Quindi in teoria tre giorni, molto meno di una settimana per presentarsi alla prima partita. Che poi no, 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 27 fino al 27 al 6, 9 giorni. Può dare 2 al 6. 10 giorni. Sì, sì, ma hai visto l'anno scorso è andata male, con Piacenza. Non pagava nessuno, anche lì qua ci c'è stato, ma non pagavano nessuno a Piacenza, con Piccolo, con Guerra, con Cascia, con... hanno arrestato il giocatore, ma che cazzo di domanda fai, ma è così, no, a dieci partite alla fine eravamo a un punto del ma che cazzo di domanda fai, allora è stato uno che si vendeva persino l'erba dei campi. Con tutto il coso lì. No, il discorso del presidente che è vero, che è vero che ci sono tanti giocatori che del marcio, perché adesso stanno perdendo credibilità, sto calcio sta perdendo credibilità, ma più tanti sono quelli che dovrebbero prendere i danni, sì. Non quelli che hanno sbagliato, quelli che hanno sbagliato è vero, sono tanti e è giusto che paghino. Ma paghino chi? Guarda, noi ci abbiamo rimesso, società che ci hanno rimesso, altri giocatori che comunque hanno rimesso, sono molti di più forse quelli che sono in debito che quelli che hanno sbagliato. Però questo a chi chiediamo i danni? A chi chiede i danni? Noi un punto eravamo nei playoff, un punto. Non è che erano 10, dici ci sono altri prima di te. Ho chiamato a Betri e gli ho detto ma scusa, noi adesso è venuto fuori tutti questi pastrocchi che ci sono stati. Ci avranno danneggiato un punto. E avete? Perché io. Dice. A chi li chiede i danni? A nessuno. Tanto noi siamo. Sì. È bravo. No, ci aiuta quest'anno, lei ha perso 14 milioni. Invece non perdeva quasi niente. Perché non solo i soldi, ma la svalutazione del capitale dei giocatori. La svalutazione della A, giocare in A e giocare in B. Ma sa che svalutazione c'hanno i giocatori? E gli ingaggi rimangono perché dovevano fare una legge che tra la A e la B c'era un 30%, perché quella è l'unica salvaguardia delle squadre di calcio, perché quando tu tocchi il 30% se retrocedi, allora i vari nomi che ho letto sul giornale, gli altri giocatori gli avrebbero dato delle mazzate in testa, perché non mi dica che non lo sapevano, li dava perché perdevano il 30% tutti. E invece non l'ha voluta mettere lì l'associazione calciatori sta a fare qua. Non c'è stato un giocatore, dico uno, di quelli che guadagnano oltre 500.000 euro che abbia detto alla società, signori, io mi accontento di prendere 20-30.000 euro di meno, 10% di meno. Questo io non ci abbiamo provato, lui ci ha provato, io anche, egli ho già provato. Ecco, quelli che guadagnavano, dico, oltre 400, non quelli sotto i 400 lordi. Nessuno che abbia detto
rinunciamo al 20%, 10%, nessuno. E allora io mi devo rovinare per loro. Oh! Il Livorno deve andare avanti con le proprie forze, punto e basta. Questo è il punto. Quindi, ministro, sta a lei. Un po' appunto la situazione per quanto riguarda il mercato, cioè chi ha avuto già qualche richiesta, diceva Paolinho. Ma guardi, c'è Paolinho, c'è Prusci, c'è Russotto, c'è. Hanno avuto richieste, però chiaramente finché non scrivi. Poi chi ha avuto richieste? Perticone ha rifiutato la nocerina, ha detto che non ci va, figurati se lui va alla nocerina, la lingua hai. Capisci? Schiattarella sembrerebbe che abbia qualcosa, no, a noi no, però sentendo lui dovrebbe avere qualcosa, o al Benevento o allo Spezia, perché sono le squadre un po' che vanno per la maggiore. Siligati? No, niente. Ma sei giovani. Ma Paolinho c'è, lui sarebbe anche disposto a andare. Paolinho, guardi, c'è. In prima battuta a me, quello che mi ha parlato con me è il Siena, che l'allenatore Zannino lo voleva già prima e gli abbiamo detto no. Poi c'è la Cremonese, c'è lo Spezia e c'è il Benevento. Tutta gente che sono solidi perché hanno molti soldi queste società qui. Presidente, mi permette di fare la bella le voglio fare una domanda. Lei ha parlato della squadra dell'anno scorso che è arrivata a un punto. Ecco, a questo punto qui non le dispiace di non aver confermato qualcuno dei giocatori che sembrava potessero venire? No. No, perché invece di 8 sarebbero stati 12 o 13, perché noi abbiamo provato su Rago. Sa quanto ci hanno chiesto? E poi gioca poco perché è rotto. Ci avevano chiesto 300.000 euro di prestito e voleva 300.000 euro netti lui, che vuol dire 600. Fiori, noi dovevamo riscattarlo a 1.700.000 euro e lui chiaramente voleva un contratto di 3 anni, come ci ha fatto il Torino naturalmente, a 450.000 euro, che sono 800 erotti. Mi dica a Livorno, portava i libri in tribunale. E Torino incassa dei soldi, il Pescara, lei ha visto quanti tifosi ha? La Sampdoria c'ha 20.000 persone e sono in B come noi. Noi l'ultima partita abbiamo fatto 600 paganti. Cioè qui forse voi, non lo so, se non le vedete queste cose o non le volete vedere. Mister, lei giocava con Lucarelli? No. Lucarelli a Bergamo era il tempo del Genoa nostro. Con Passoni l'ho avuto come giocatore. Un giocatore, ho giocato con Barone e Belindieri, ho giocato. Il mister ha firmato per questi mesi, com'era? Lui ha il contratto per questi mesi più un'opzione che se fa bene è confermato per il prossimo, come abbiamo fatto con Novellino. Novellino è venuto per 5 mesi, 6, 4, quello che è. Lo stesso uguale identico. Cioè, c'è il secondo, i preparatori rimangono. C'è il secondo. Il secondo, siamo il secondo. I preparatori restano quelli che c'erano e che fanno. Se gli vanno bene, perché chiaramente non è il costo di un preparatore che ci spaventa. Se gli vanno bene, che lui è contento, se no lei ce n'ha uno, se lo porta. Perché ovviamente dobbiamo credere. Bruniera, quello era un giocatore. Io ho giocato a Udine, ho giocato a Ancona, ho giocato in Serie A. Quindi la fiducia. Contenere i costi. Idea. Assolutamente. Dare sì, fiducia sì. E pedalare per fare dei punti. Dobbiamo lavorare, questo sì, è la frase che dicono tutti, dobbiamo lavorare, però è quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo fare. Io dico dobbiamo fare punti. Dobbiamo, sì. Però mi sembra la difficoltà più grossa nel contenere i costi, sia far accettare ai giocatori di andare via, cosa che non è riuscita nemmeno a... È il problema grosso è questo. Non è il problema di voler... Stamattina ha detto sì e oggi ha detto ha cambiato. Il problema grosso è questo. 29 giocatori, alcuni dei quali guadagnano tanto e il Livorno non ha la possibilità di mantenere questi ingaggi,
bisogna guardarsi intorno per cercare di mandarli via o farli andare via a giocare in altre squadre e prendere alcuni altri giocatori capaci che siano validi per il Livorno per cercare di fare una squadra competitiva per raggiungere gli obiettivi che sono sempre gli obiettivi poi del Livorno, però il contenere i costi credo che sia la primaria cosa. Miglionico esce, no? Miglionico è a scadenza di contratto. Anche sì, però potrebbe anche andare via a gennaio se lui trova la finestrina che c'è. Non la trova la finestrina perché lui ha la figlia che studia, no, e poi c'ha uno stipendio che può andare solo in